questa sera che siete venuti alla commemorazione del tragico incidente del 2 gennaio del 1958. Ringrazio che avete partecipato alla messa che abbiamo fatto in ricorrenza presso il nostro distaccamento e volevo lasciare la parola al nostro sindaco Alberto. Sì, è ormai una tradizione, sono 64 anni che gli ex vigili del fuoco, i cittadini rivarolesi, le tante persone che hanno a cuore i vigili scomparsi si ritrovano in questo stesso luogo alla stessa ora per ricordarli. Ed è una cosa molto bella, è una cosa che riempie il cuore non solo nostro ma di tutti i cittadini. Questa sera abbiamo anche presenti due vigili del fuoco che hanno compiuto un grande sacrificio. Erano presenti quella sera, che sono Ezio Porello e Domenico Milano. Venite qua. Loro erano su quel leoncino rosso e l'hanno scampata, ma ricordano, continuano a ricordare i loro amici, i loro colleghi che non ci sono più. Quindi il mio è un ringraziamento che va naturalmente un ricordo, un ringraziamento ai Vigili del Fuoco che hanno fatto questo grande sacrificio, ma è un ringraziamento agli attuali Vigili del Fuoco, a quelli che non sono più in servizio, ma che hanno lavorato in tanti anni a servizio della popolazione rivarolese e dei comuni vicini. Li ringrazio per questo grande lavoro, questo grande sacrificio, gli attuali Vigili del Fuoco, perché è un impegno costante che loro fanno ed è un grande lavoro. Se non ci fossero i Vigili del Fuoco non so come potremmo risolvere tante questioni. Quindi grazie veramente ai Vigili del Fuoco, grazie ai sindaci, ai miei colleghi dei paesi vicini che sono venuti a ricordare i nostri Vigili del Fuoco morti proprio qui il 2 di gennaio del 1958. Ancora grazie a tutti, buonasera e buon proseguimento di questo inizio del 2023. Grazie. Grazie a te, sindaco. Adesso vorrei lasciare la parola a Garetto Michelangelo.